Buongiorno a tutti, mi associo anch'io ai saluti tutti gli amici, tutti i presidenti, tutti i rotariani e in particolar modo un saluto particolare a tutti i giovani che vedo sempre con estremo piacere. Carissimi amici, il tema delle nuove generazioni che è al centro di questo seminario formativo dovrebbe rappresentare lo snodo cruciale di tutte le nostre riflessioni sul futuro del Rotary. I giovani, si sa, e non è più un luogo comune, sono il futuro. Un concetto finanche ovvio, ma che, proprio per questo, si presta pure a qualche equivoco. Parliamo di futuro, infatti. Parlare di futuro, infatti, può indurci a pensare a una problematicità autonoma, separata dalle cose che facciamo normalmente. Una sorta di pensiero di riserva da affrontare con specifiche strategie a tempo giusto. E non è così. Il futuro è oggi, è la quotidianità di un'azione che non può avere alcun senso se non finalizzata al divenire, al perseguimento di un traguardo, allo spostare sempre più in là, in avanti, il segno della nostra frontiera di esistenza e di impegno. Come tante e tante volte ci dice Polaris, il Rotary vive per sua stessa natura nella prospettiva del futuro, un futuro che per lui, convinto assertore dell'evoluzionismo, significa cambiamento, un cambiamento continuo, metodologico, anticonformista, coraggioso. Il rotariano è, o dovrebbe essere, sempre l'uomo nuovo, il costruttore della nuova società. Allora il tema delle nuove generazioni per noi ha un solo significato e non è quello del proselitismo, ma quello del cambiamento, del nostro cambiamento. Vale qui la bellissima lezione che il PDG Marco Milanesi ci ha lasciato nel seminario della leadership tenuta a Moreno. Da Chicago, diceva, è stato il messaggio di Marco, ci invitano a preoccuparci del futuro del Rotary. In realtà noi dobbiamo preoccuparci del futuro della società, perché quello del Rotary viene di conseguenza. E allora il problema torna ad essere: qual è il nostro ruolo nella società? Qual è il contributo che noi diamo al miglioramento progressivo della società? Come risuona la nostra voce all'interno delle nostre comunità? In una società omologata verso il basso, che nega le gerarchie culturali, che appiattisce le professionalità, che nega legittimità alle differenze, che spesso irride anche alle istituzioni della democrazia, che sempre più spesso pratica l'odio e la violenza. Non si tratta, cari amici di politica, ma dei valori del Rotary. Prendersi cura di una visione solidaristica e reciprocamente rispettosa delle relazioni del sociali e Rotary. Combattere l'odio con la gioia e Rotary. La domanda giusta non è come avere giovani rotariani, ma come avere un Rotary giovane. Le nuove generazioni questa domanda ce lo porranno sempre, in ogni caso, e la risposta non è essere con loro, ma essere loro, un progetto di modernità, di futuro, un progetto che porti i club nei luoghi della formazione, in quelli della partecipazione, in quelli del lavoro, in tutti i luoghi da rendere rotariani in termini di valori conquistati e condivisi. Mai abbandonare questi luoghi. Certo, non posso negare che nella quotidianità della prassi esistono problemi di relazioni intergenerazionali. Ancora una volta è bene ricordare che il Rotary, fin dalla sua fondazione, è una straordinaria centrale pedagogica e formativa. Ma in questa direzione il rapporto pedagogico costruttivo è sempre bidirezionale. Nessuno è solo maestro o solo allievo, tutti siamo reciprocamente entrambe le cose. Parlando in particolare ai miei coetanei, io ho superato già i 70 anni, quindi tanto per essere chiaro, l'appello è al porsi in ascolto, perché chi è più giovane di noi rappresenta il futuro. Lasciate, amici, che concluda dando la parola a Don Mario Operti. E al suo elogio ai giovani, chi è Don Mario Operti? Don Mario Operti è stato il responsabile della pastorale giovanile a Torino
delle nuove generazioni ed è morto a 50 anni, una vita dedicata alle nuove generazioni. E fa questo elogio, un elogio che secondo me, a mio modo di vedere, sarebbe tanto piaciuto al nostro fondatore Polegris. Elogio della nuova generazione, sono le sue parole. Dunque, ma non perché i giovani di oggi abbiano guadagnato dei meriti particolari o rispetto a quelli che li hanno preceduti abbiano fatto qualcosa di speciale, ma perché si trovano a vivere una stagione e un'esperienza che più di quelle di prima sono ricche di opportunità e di nuove prospettive. La libertà prima di tutto, la nuova generazione è più libera di prima, libera dalle ideologie e dagli schemi culturali precostituiti, insofferente a tutte le classificazioni concettuali possibili, libera dai pregiudizi moralistici e religiosi, indifferente alle grandi campagne idealistiche inconcludenti e ingannatrici, e con tanta voglia di divertirsi, di essere se stessi e basta. Elogio di questa generazione anche per i suoi sentimenti e i suoi affetti. Finalmente non si ha più paura di esprimere quello che si sente e il desiderio non è più visto come debolezza o incapacità. Sono tornati ad essere uomini e donne che piangono, ridono, sono felici e tristi senza vergognarsi. Ora quello che conta è l'amicizia e l'amore. La famiglia e gli amici sono diventati le realtà che contano e non c'è più posto per vuote astrazioni e per affetti impossibili. Ora i sentimenti sono in carne ed ossa e hanno un volto preciso e contano più del pane quotidiano. Elogio anche per le loro incertezze e le loro indecisioni. E chi non sarebbe così di fronte alle prospettive che incombono e alle difficoltà che si affacciano all'orizzonte? Forse una generazione più rigida e dalle idee più chiare sarebbe capace di vivere meglio, di reagire con più determinazione alle situazioni? No, di certo. E allora benvengono le loro indecisioni, le loro insicurezze, le decisioni procrastinate nel tempo, le identità deboli e le appartenenze relative. Elogio della nuova generazione anche perché i giovani sono più generosi e genuini dei giovani di un tempo, fanno le cose senza tanto chiasso, credono nell'aiuto fraterno immediato, senza inventare partiti, fanno del volontariato nella vita quotidiana e sognano nei fatti una società diversa. Hanno bisogno di sentirsi utili e non per questo scrivono proclami rivoluzionari. Dedicano parte del loro tempo a qualche causa o a qualcuno che ne ha bisogno e non per questo si sentono i salvatori della patria. Elogio di questa generazione perché è trasgressiva, perché vive nei fatti la voglia di non seguire alla lettera quanto ha ricevuto, perché è insofferente di quanto è predisposto e non discusso, di quello che viene detto per mestiere e non per convinzione, della morale scritta e predicata ma non vissuta. Elogio ancora della trasgressione perché è segno di novità che pulsa nella loro vita, desiderio di autenticità e di cose nuove, aspirazione ad essere veri senza veri e credibili, nauseati da tutto quanto è ripetuto in modo stanco e senza prospettive. Elogio della trasmissione perché voglia di novità e di verità, di profezie e di autenticità. E concludendo, cari amici, nessun progetto vero di incontro con le nuove generazioni è possibile senza essere capaci di cogliere il nuovo che c'è all'orizzonte, la novità che sorge nella vita, le opportunità e le risorse che stanno emergendo al di là delle nostre analisi e delle nostre riflessioni. Grazie e buon lavoro a tutti voi.